Eccoci qua, amici, buongiorno, buonasera, dipende da quando state guardando questo video, a meno che non siete live adesso con me. Di cosa parliamo oggi? Tanto sono Mario Giglio, il consulente dei consulenti, e ti voglio dire oggi qualcosa riguardo a una che chiamiamo Vanity Metric, una metrica della vanità. I mi piace sulla pagina. Da dove è nata questa cosa? Un altro giorno mi contatta una persona, insomma, entrata nel funnel e così via, che comincia a volere contenuti. Soltanto che mi dice: ma non lo so se fidarmi perché hai pochi mi piace sulla pagina. Da lì è scattata una fragorosa risata. Perché? Perché i mi piace sulla pagina sono l'illusione del marketer. Infatti, soprattutto i falsi marketer, cioè coloro che pensano di saper fare marketing, oppure coloro che sono inesperti di marketing, quindi per esempio il professionista, l'imprenditore che sta cominciando a fare marketing e vede un unico parametro su Facebook e sono i like, quindi quanti mi piace ci sono sulla pagina, no? Questo è l'illusione, ti fa pensare che più mi piace una persona ha, più è famosa, meglio sta facendo nel suo marketing, più fatturerà. Ebbene, mio caro, ti devo dire che è esattamente una metrica inutile, se la guardi dal punto di vista della metrica. I mi piace hanno un loro ruolo e da breve ti spiegherò quale, ma non è quello che stai pensando tu. Non è quello di avere tanta gente che mi segue sulla pagina. Perché? Allora, che cos'è il mi piace? Intanto, il mi piace è una persona che ha cliccato e vorrebbe richiedere, diciamo, ricevere più informazioni da Facebook riguardo a quella determinata pagina. In realtà devi capire che il mi piace Facebook lo utilizza pochissimo per far vedere i tuoi contenuti in modo organico, cioè gratis, perché oggi Facebook vuole essere pagato soldini. Quindi che succede? Che una persona clicca mi piace su una pagina, ma probabilmente vedrà un post di questa pagina una volta ogni tanto, proprio raramente, a meno che non è un live, ad esempio, tipo questo, che la gente si connette perché gli arrivano le notifiche. Ma il mi piace ha un ruolo molto marginale nel far vedere i tuoi post alle persone. Se io ho 20.000 mi piace, probabilmente un mio post avrà comunque un reach organico dello 0,51%. Quindi io praticamente con 20.000 mi piace andrò a prendere così, faccio il calcolo immediato, che saranno 100-200 persone che vedono un post. Ridicolo. Invece mettere del budget anche basso, veramente basso, 1, 2, 3 euro al giorno per X giorni, ti porta al cospetto di migliaia e migliaia di persone. Il mi piace, però, è semplicemente diciamo, la call to action, cioè la chiamata all'azione di un post fatto male. Quindi metti mi piace perché non c'è altro. Ma se tu fai una giusta inserzione, una giusta pubblicità, la persona non metterà mi piace. Farà click sulla tua call to action. L'obiettivo del traffico su Facebook o della conversione su Facebook è di far fare click a un tuo post che abbia o un message o un click to website, quindi andare su un sito per finire all'interno di un funnel. Quindi che succede? Queste azioni non ti faranno avere un mi piace. È raro che la persona metta anche mi piace. Può essere, ma è comunque raro. Quindi è un effetto collaterale. Tutti i mi piace nelle mie pagine crescono per effetto collaterale, tranne in una unica strategia che io insegno ai miei studenti, che ora ti accenderò brevemente, che ha senso all'inizio di un lancio di un brand, ok? Ed è una like campaign fatta bene apposta per generare una audience di retargeting. Infatti, se tu fai il classico ruolo dello scappato di casa nel marketing che fa, che crea una pagina e comincia a invitare tutti gli amici a mettere mi piace, tu stai invitando gente non in target, quindi stai invitando gente che non ha intenzione di mettere mi piace alla tua pagina perché segue realmente quel tema, ma probabilmente per pietà. Tu la stai invitando, è un amico, ti mette mi piace. Risultato, avrai 200 mi piace sulla pagina, non in target, quindi non ti seguiranno, l'engagement sarà ancora più basso perché già lo vedono in pochi. In pochissimi cliccano qualche azione perché non gli interessa, risultato la pagina scende ancora di più a livello organico. Inoltre non puoi nemmeno utilizzare più quei mi piace. Se tu invece cominci a creare una pagina e sponsorizzarla con una like campaign, cioè una campagna per i mi piace, a gente altamente in target, ti costeranno pochissimo questi mi piace, quello che farai sarai creare una base di
persone in target sulle quali puoi fare o retargeting, quindi una ad mirata a loro, o una ad mirata a loro più i loro amici, quindi fare in modo che chi ha un interesse di fitness in generale su una pagina di fitness, ad esempio, avrà probabilmente tanti amici che hanno interesse di fitness, quindi andrà a prendere loro. Oppure la cosa ancora migliore è arrivare a un determinato numero di likes in estremo target. Quindi sono molto meglio 1.000 like sulla pagina in target, presi con una pubblicità sul giusto interesse, che 5.000, 10.000, 20.000 like o 100.000 anche, fatti però su gente che ha condiviso un post virale stupido. Quindi se ami i gattini condividi questo post, se ha condiviso un giveaway, quindi io ti regalo qualcosa se condividi. È facile avere mi piace così, ma è gente non in target, è gente che non comprerà mai niente, non gli interessano i tuoi servizi, sulle quali non puoi nemmeno fare retargeting, perché se io ho 1 milione di like, ma di gente inutile al mio business e faccio pubblicità su di loro, non convertirò nulla. Quindi è inutile, hai rovinato una pagina, una fan base. Molto meglio avere 5.000 like in estremo target, sui quali poi puoi fare una lookalike audience, quindi un pubblico simile a questi, oppure fare retargeting direttamente su loro e sui loro amici. In quel caso sì che avrai dei like che hanno realmente efficacia, meglio pochi ma buoni. Io su questa pagina a oggi sto facendo questo video meno di 2.000 like, ma è gente in target. Se io estraggo questa gente e creo un pubblico similare o creo un pubblico che è solo questo che io ho messo mi piace, faccio un'inserzione, converto molto bene. È lo scopo del marketing, deve essere la conversione alla tua azione finale che ti interessa. Un opt-in a una pagina di un imbuto di vendita, di un funnel, deve essere un click to message per mandare un messaggio su Messenger e farlo iscrivere eventualmente a un bot o un'azione del genere. Quello è l'obiettivo, non i mi piace. Quindi, quando utilizzarli in startup di un nuovo brand, puoi utilizzarli per costruire una fan base in estremo target. Ma quando già arrivi a 1.000 mi piace, 2.000, va bene, perché hai comunque una base abbastanza targetizzata, con degli interessi precisi, che Facebook riesce a estrarre per creare delle audience simili. Io, ad esempio, ho lanciato il brand nel fitness, l'ultimo brand che ho lanciato, l'ho fatto così, con una campagna like dove pagavo un like 002, quindi 2 centesimi al like, praticamente niente, con un budget di 5 euro al giorno nella prima fase di lancio. Nei primi 90 giorni ho ottenuto sempre un'inserzione like attiva, sono arrivato a 4.000 like e da lì ho creato dei pubblici simili molto in target, che mi permettono di avere delle inserzioni che costano poco per conversione, ma poi la pagina si è fermata a livello di like perché ne arrivano pochi, ma la lead generation continua e continua a boostare dei post di valore o a pubblicizzare delle landing page e quindi le conversioni risultano essere molto più alte. Quindi non ti curare di quanti like ha una pagina, di quanti like ti fa prendere un consulente, se qualcuno ti vuole far fare delle campagne per like. Non con queste strategie che ti ho appena spiegato, licenzialo, buttalo fuori e cerca di trovare una persona che sappia capire bene e applicare bene il marketing. Poi, ovviamente, se vuoi capire bene il marketing, studia i miei corsi, quindi parti a prendere una call, guarda i miei webinar e così via, perché la cosa più importante per un consulente non sono assolutamente i like sulla pagina, ma piuttosto capire che devi portare dentro gente nel tuo business all'interno di un funnel che può essere poi un video di valore, un opt-in o qualche altro. Però per questo anche qui ti incollo il link, la mappa del consulente. Se vuoi fare opt-in e regalarmi la tua migliore email, fallo pure e iscriviti. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Mario Giglio.